Abbiamo interessi per cine diversi come spettatori, come lettori, no? Abbiamo tanti interessi comuni, poi queste cose può rendere due fratelli a fare il regista insieme, no? Gli interessi comuni soprattutto sull'arte, no? Sulle arti, cinema, fumetti, tantissimi, letteratura, teatro, Marco, e musica, veramente tanta, insieme, sempre condivisa. Questa cosa ci ha dato gli stessi riferimenti, gli stessi gusti, e quindi poi abbiamo il nostro primo grande film, che noi in realtà avevamo fatto Torino Boys, che era un film prodotto da Marco Bellocchio per la Rai, che era un film televisivo, però ha fatto vita di festival, quindi in qualche modo ha fatto la vita come fosse un film di cinema, nonostante era prodotto per la televisione. E poi abbiamo fatto prima ancora Degenerazione, che era un film, in realtà di vari episodi, abbiamo fatto solo un episodio, però era un film, un lungometraggio, ma quindi diciamo non lo consideriamo il nostro esordio, anche se poi lo è in realtà il primo lungometraggio vero cinematografico. Abbiamo voluto scrivere un film in quel momento, anche in un momento del cinema italiano, insomma, dove il fantasy non è che andava molto, quindi anche coraggiosamente, un film nostro, personale, sui nostri riferimenti culturali. Diciamo, questo film forse è un film molto difficile, perché era pieno di cose, veramente tante, e probabilmente noi non eravamo così esperti, così maturi per poterlo fare. Quindi è un film che noi lo troviamo, insomma, ha dei difetti, diciamo, e perché era difficile, cioè farlo oggi sarebbe molto bello, perché noi siamo molto contenti di come era scritta la sceneggiatura del film, quindi ci dispiace averlo fatto 25 anni fa ormai. Però insomma, in generale, per rispondere alla domanda diretta sulla nostra, diciamo, eventuale eretticità, di qualcosa, mi sembrava che era questo, no? Sì, no, nel cinema La italiano di solito domanda. gli autori si identificano in un genere, a volte, anzi spesso, anche un po' a torto, perché, però invece nella vostra produzione c'è uno spettro di proposte Ma molto diverse. infatti è questo, io penso che noi, diciamo, non ti dico cerchiamo, sembra una ricerca autoreferenziale, no, riusciamo, certo, no, non ci faccio aiutare, però in qualche modo è vero, notiamo che i nostri colleghi, ma non solo italiani, spesso, no, si legano a un'impronta quasi decisa a priori, no? Noi semplicemente da, sono sempre cinefili, però forse non siamo esattamente cinefili, da amanti del cinema, cinefili forse è più uno studioso, uno che sa tutto. Noi magari abbiamo visto tantissimi film, non sappiamo il regista, non sappiamo i nomi degli attori o l'anno di produzione, però da persone che amano andare al cinema ci piace vedere film di tutti i tipi e ci vengono in mente delle storie che appartengono a tipologie di film diversi, però questo penso, spero che questo non ci impedisce di avere un'impronta, cioè io penso che si riconosca il nostro film. Tra l'altro, una delle caratteristiche un po' ricorrenti, una sorta di filo rosso, di un comune denominatore dei vostri film, è sempre la presenza dell'ironia, che quella c'è in tutti i film, c'è nei film musicali, c'è nel Yolo, c'è insomma. Una melodia che spesso ci scappa, nel senso che noi abbiamo scritto Poco meglio di me, no, alcuni perché chiaramente parliamo di Amore fa la vita, di Sogno Napoli, di Zola la bambina, dove l'ironia è proprio pensata a priori, diciamo, è voluta. In altri film noi vorremmo, cioè, iniziamo con l'idea di scrivere un thriller, no? Un film di fantascienza serio, io direi che Dario Zuanco, o piano serio, un noir, e poi abbiamo una visione della vita abbastanza un po', come dire, disincantata. disincantata, ci piacciono le persone un po' ridicole magari, no? Che fanno ballare, le mettiamo nei nostri film, ma perché esistono in realtà, non perché pensiamo di fare risate, però poi in realtà diventano quasi Sì, io commedie. credo che abbiamo sia una tendenza naturale ad osservare la vita in modo abbastanza ironico. Però c'è una cosa che ci diciamo spesso, anche se poi non è proprio tutti i fratelli, che un po' il fatto che siamo in due aiuta questo senso di ironia, no? Perché in qualche modo ci prendiamo per il culo la vicenda, no? Allora magari uno di noi due arriva con una cosa super seria e l'altro ride, allora poi questa cosa diventa leggera nella scrittura, no? Credo che in qualche modo c'è un'imposizione da essere coppia ad essere un po' più leggeri, anche se poi non è vero che non tutti i registi potenti sono tanti, sono leggeri, però forse in qualche modo sì, forse comunque
autotormentati, registi di coppie, è raro. Beh, oddio, insomma, su questo ho qualche dubbio. Non lo so, lo sto pensando adesso, però io so che a voi ci scatta questo meccanismo, sembra di no. No, sembra quasi, nel nostro caso, quasi un'ironia involontaria, che è abbastanza curiosa. C'è qualcosa di involontario, sì, ma è vero. Ci diciamo sempre, ma stavolta dobbiamo farlo.